Sì, però capisci che quando nel documento economico finanziario vengono stanziati 5 miliardi di euro, la gran parte utilizzati per l'accoglienza, e sull'accoglienza l'abbiamo detto tantissime volte nella sua trasmissione e lei tante volte ha parlato di quanto attorno alla gestione del business dell'immigrazione ci sia tanto malaffare, tanto illecito, ci sono tanti soggetti che stanno campando e speculando anche sulla pelle degli immigrati, io credo che finisce la pacchia per chi ha speculato sulla pelle degli immigrati e finisce, chiamiamola così, la luna di miele. Anche per coloro i quali non hanno un permesso di soggiorno, hanno commesso dei reati, sono fuoriusciti da un percorso di protezione internazionale e continuano a rimanere sul nostro territorio, magari Però commettendo Molteni. reati. 6.000 rimpatri all'anno per 500.000 immigrati clandestini è niente. E quindi credo che la politica del rimpatrio, la politica delle Però espulsioni, Molteni. attraverso la costituzione dei CIE, che non devono essere dei lager, Mi scusi, no, devo dire una cosa, lei è una persona seria, evitiamo anche le fake news, sappiamo tutti, spero anche chi ci ascolta da casa, che la metà di quei 5 miliardi stanziati per l'accoglienza è dall'Europa, quindi non è che se noi non li spendiamo, sono soldi che ci troviamo da un'altra No, parte, la facciamo no, come la Brexit. dottoressa Merlino, assolutamente no. Di quei 5 miliardi, guardi, io sono presidente della commissione speciale al Senato, abbiamo visto il DEF, guardate il DEF, di quei 5 miliardi, fondi europei sono solo 80 milioni di euro, lo 0, il 99% sono fondi dei cittadini italiani ed è il motivo per cui noi chiediamo che una Lo parte di questi verificherò perché fondi mi venga risulta che sono di dirottata sul più, fondo però lo rimpatri, verifico. siccome i rimpatri costano. No, 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 Ok. no, 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 di quei 5 miliardi solo 80 milioni. Tra l'altro anche alcuno quotidiano in questi giorni hanno giustamente dato conto di questo dato, che è un dato importante. L'Europa su questi fondi, su questo fondo in modo particolare, dà una piccolissima, quasi inesistente parte. Allora.